sono distratta tra le foglie in autunno. Ho tenuto il tuo nome al riparo dal freddo della notte passata a parlare di tutto senza troppe domande. E mi sono persa nei tuoi occhi sinceri che daranno più luce anche giorni neri. Guarda il sole stamattina e abbracciami amore mio, c'è soltanto il pianoro, ci sei tu, ci sono io. Sembra tutto complicato, tempo perso, ma non lo ha fatto. Siamo tanti lineamenti, siamo momenti perfetti. Siamo momenti perfetti. Ti ho incontrato per caso, ma ti ho amato per scelta. Ora diamoci tempo, non avere fretta. Io ti tengo per mano, ma tu tienimi stretta. E se a volte nel caos ti senti sì vuoto, io sarò al tuo fianco e al futuro ci penseremo dopo. Guarda il sole stamattina e abbracciami amore mio, c'è soltanto il tuo odore, ci sei tu, ci sono io. Sembra tutto complicato, tempo perso, ma non lo ha fatto. Siamo tanti lineamenti, siamo momenti perfetti. Siamo momenti perfetti. Benvenuta, ciao Giusy. Grazie. Momenti perfetti, vieni qua con me. Momenti perfetti sono sempre molto belli. Peccato che questo sia l'ultimo, perché adesso Melissa. Ma no, Melissa, ma cosa che dici? Ti ha scannerizzato per tutta la settimana. Io ho soltanto spulciato un po' tra i tuoi social, ecco. Niente di che. Sì. Ho capito, cioè ho scoperto che tu hai anche una bellissima passione, quella di volteggiare tra i nastri. Sì, è vero. Sì, dei tessuti aerei, sì, le acrobazie aeree. Si chiamano tessuti aerei. Sì. Le possiamo vedere un attimo le foto? Sì. Ecco, guarda, che meraviglia. Quindi acrobazie aeree, mica mi viene fatto. Nausea solo a guardare a me, bisogna francamente. Anche avere una casa di un certo tipo per fare queste sì, è vero. Acrobazie. Comunque non è mica semplice, perché bisogna essere super allenati, perché sennò immagino. Possono succedere anche cose come queste, guardate. Tipo? Questa non è lei però, no. Questa è una principiante, guarda. Ecco. Mi viene già male, perché ho già capito come va a finire. Allora, queste si chiamano cadute, eh? Si è dimostrata tale. Si chiamano cadute e si è dimostrata tale. Una vera si chiamano cadute anche quando di solito non si cade. Ma ti è mai successo, Giusy? Ti è mai successo di cadere così? Una volta dal cerchio aereo, sinceramente, mi sono lanciata io, perché ho iniziato a volteggiare così talmente forte che sì, ho detto o mi lancio adesso mai più. Vabbè, comunque il tuo successo, Giusy, è stato certificato anche dal fatto che sei una delle
artiste italiane più imitate di sempre. Ti ha imitato Virginia Raffaele, Checco Zalone, a tale quale show un tripudio di imitazioni. Io non so veramente quale scegliere, qual è la migliore. Le guardiamo insieme, mi aiuti tu? Dai, sì, dai, andiamo con la prima. Facile, è una voce molto particolare. No, 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 infatti. Vabbè, lei io l'avevo seguito, posso dire già che secondo me lei è stata... No, aspetta, aspetta, perché guarda che veramente Bianca Zè è una cantante, se la gioca veramente con un'altra che secondo me ha dei, veramente dei grandi numeri. Guardate. Giusy Ferreri. Ma chi è? Vabbè, questa... Un cialtrone! Ma che cialtrone? Adesso perché? Cosa dici tu, Giusy? Chi vince? Beh, a questo punto direi Gabriele Cirilli. Lo sapevo. C'era di meglio, comunque. Grazie, grazie Giusy Ferreri. Grazie a voi. Grazie, grazie Giusy. Bocca al lupo. Grazie, ciao, 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 ciao. Grazie, ciao. Grazie Giusy.